Però magari non sapete come, diciamo, come siamo nati anche, giusto? Ok. No, perché a noi piace proprio partire così, cioè riscontrando come veramente dal nulla, cioè da niente, noi riusciamo, senza nemmeno sapere quello che stiamo andando a fare, senza nemmeno sapere chi siamo noi, riusciremo ad uscire con un progetto di impresa, con una nostra attività, in realtà attraversando tutta una serie di fasi. Il senso qual è? Che noi ci creiamo una serie di opportunità. Quindi se noi abbiamo delle opportunità di lavoro o stiamo già lavorando, sappiamo già quello che vogliamo fare, va benissimo, cioè dobbiamo iniziare a cogliere un messaggio di questo tipo, cioè dobbiamo cominciare a seguire quello che è il nostro percorso, indipendentemente poi da quello che sarà, se sarà un'impresa o se sarà un lavoro che cerchiamo, ma semplicemente indirizzarci verso un qualcosa di qualitativo che ci faccia star bene, che sia lavoro o che sia impresa e tutto il resto. Quindi oggi noi lavoreremo proprio su questo fronte, cercando di aprire quante più porte possibili per cercare di capire come affrontare anche questo periodo. E quindi iniziamo un po' dalla presentazione, da come noi siamo nati. Sostanzialmente ci collochiamo come un ponte, effettivamente, come aveva detto anche la vostra preside, tra scuola, università e lavoro. Nel senso che noi siamo abituati un po' a considerare anche l'istruzione o comunque il lavoro in generale come se fossero dei compartimenti stagni. Quindi io vado alle elementari, vado alle medie, poi vado alle superiori, forse faccio l'università e poi comunque inizio a lavorare. Invece noi cerchiamo di creare un collegamento come se fosse tutto un unicum, cioè io dal momento in cui inizio la mia fase formativa, ma comunque anche prima, inizio ad orientarmi, a capire quello che voglio fare. E non solo orientandomi verso un mercato del lavoro, ma probabilmente orientandomi verso anche un mercato del non lavoro, perché non è detto che la società futura, la società che ci troviamo ad affrontare, sia basata necessariamente sul mercato lavorativo. E adesso andremo a vedere anche perché. In questo momento dobbiamo anche un po' filosofeggiare, cioè dobbiamo aprire la mente verso una serie di nuovi orizzonti. E quindi sostanzialmente è quello che abbiamo fatto noi poi. Siamo partiti dal nulla, siamo partiti con delle piccole sperimentazioni, ognuno di noi aveva la sua attività e poi ci siamo uniti in un gruppo. E vedremo anche l'importanza nella creazione delle attività proprio del team. Noi siamo un team di quattro persone, con più o meno competenze eterogenee, tutti insieme riusciamo a colmare diciamo, le lacune di ognuno e affrontiamo appunto tutto quello che può riguardare la creazione anche di una società, la creazione di un progetto abbastanza poi innovativo, cercando di appunto barcamenarci in quattro per tutte quelle che sono le attività e avvalendoci anche magari molto spesso di collaborazioni e consulenze esterne. Per riuscire a sopperire a quello che sono poi le mancanze che abbiamo. L'obiettivo però qual è? Capire anche l'importanza del team, perché se è vero che da soli si va veloci, cioè riusciamo a muoverci in maniera libera, riusciamo a capire subito come poterci orientare, insieme si va lontano. Quindi io insieme a delle persone, a degli amici, riesco a costruire anche un qualcosa di più concreto. E questo è l'aspetto poi importante, nel senso che comincia la fase sperimentale. Quindi quello che abbiamo fatto noi è proprio sperimentare realmente attraverso lezioni d'aula a tutti i ragazzi di quarto e di quinto, quello che poteva essere il nostro progetto, che ha avuto anche riscontri abbastanza positivi, soprattutto nei confronti di aziende che poi si sono avvicinate al nostro mondo, al nostro modello, perché gli interessava proprio questo tipo di pubblico, che siete voi, sono gli studenti. E noi facciamo delle lezioni d'aula che vanno dall'orientamento al lavoro, alla creazione di identità digitale, alla creazione di impresa e successivamente passiamo in fasi di laboratorio, che vedremo anche oggi, nel quale proprio mettiamo in piedi delle vere e proprie attività sperimentali, partiamo dalle idee e diventano man mano imprese, e le mettiamo subito sul mercato. Perché per partire sul mercato non serve necessariamente un prodotto, e lo vedremo. Serve un'idea validata, scritta magari su un foglio, che comincia a prendere accezione man mano, ci lavoriamo giornalmente e magari dopo un mese acquisisce concretezza e vedremo anche come si fa tutto questo. L'ultima, diciamo, fase è quella del caricamento sulla piattaforma. Cominciare a lavorare su questo fronte ci permette di capire anche come compilare dei form, come iniziare a partecipare ad attività tipo bandi. Come partecipare ad attività di crowdfunding? Non so quanti di voi conoscano per esempio il mondo del crowdfunding. Nessuno. Non mi è mai successo. Ok, va bene, ne parleremo anche di questo, cioè parleremo di sostentamento a questo tipo di attività attraverso donazioni. Cioè io pubblico, e lo vedremo anche, pubblico quelle che sono le mie idee. Attraverso dei video, attraverso degli schemi e quant'altro, e cerco di ottenere,
attraverso il sostegno delle persone che riesco a coinvolgere e attraverso queste donazioni, il sostentamento per la mia attività. Ed è quello che cercheremo di fare anche noi nell'evento che ci sarà successivo il 10 aprile, quando per esempio inizieremo a caricare i nostri progetti su piattaforme di crowdfunding, dalle quali cercheremo di raccogliere anche fino a 10.000 euro per la realizzazione delle vostre attività. L'ultima fase, sempre a livello di sperimentazione, è quella del tirocinio, di orientamento. Adesso siamo in una cordata con diciamo, Garanzia Giovani con l'IFOA e noi seguiamo proprio la parte pugliese, però in realtà diffondiamo anche proprio il messaggio di Garanzia Giovani perché vi permette oggi, nel momento in cui vi diplomate e quindi entrate nel mondo degli inoccupati, di essere messi all'interno di una lista dal momento in cui vi iscrivete, diciamo, per la quale poi sarete chiamati Ad un appena finite i colloquio. diplomati, iscrivetevi il giorno dopo, quindi poi aspetterete questa chiamata. Loro vi chiameranno obbligatoriamente, verrete messi in una lista. Quindi è a sportello, chi prima prende il biglietto prima viene chiamato, ecco perché vi dico iscrivetevi subito. E successivamente loro dovranno offrirvi una possibilità dal colloquio entro 3 mesi, in cui voi avrete la possibilità di iniziare a lavorare presso un'azienda. Il punto, adesso poi lo vedremo, io lo faccio attraverso la nostra presentazione, nel senso che noi siamo partiti con delle sperimentazioni ancora prima di essere poi una società. Questo però ci ha permesso, con queste piccole sperimentazioni, di partecipare a un bando, che è quello che farete anche voi, cioè io sperimento, creo un mio progetto, parto da un'idea, poi successivamente quest'idea posso cominciare a presentarla a tutti quelli che magari ricercano un'idea di questo tipo. Adesso che so, Google sta lavorando su questo fronte, adesso veniamo dalla proposta di Giffoni di ricercare progetti nell'ambito cinematografico, artistico, musicale. Quindi per i loro concorsi, per i loro festival, ma ce ne sono di ogni. E quindi da questo punto di vista, una volta che ho un minimo di concretezza, posso cominciare a partecipare a delle attività o a dei bandi, che è quello che è successo anche a noi, che poi ci siamo ritrovati a vincerlo un bando dove hanno partecipato 92 start-up innovative e abbiamo avuto appunto anche un buon finanziamento per partire proprio con la sperimentazione ufficiale poi di questa attività. E quindi questo è un po' in sintesi quello che vedremo anche oggi.